Bentornati cari amici qui sul canale, benvenuti in questo nuovo video dedicato alla rasatura tradizionale, che poi in realtà è un video dedicato ad un nuovo rasoio che ci è arrivato da pochissimo. Parliamo di Mijima e il suo rasoio DE, come possiamo vedere, a pettine chiuso, acciaio inossidabile e manico bellissimo in legno di Shinar, un legno che dovrebbe far parte della famiglia dei platani orientali. Insomma, non lo conosco, non lo conoscevo, mi sono dovuto un po' informare. Effettivamente è un legno abbastanza pregiato, molto carino, un rasoietto che dalla testa sembra alquanto gentile, una testa che un po' ci ricorda R89, DE89, King Sigillette. Adesso poi magari con la lametta vedremo anche un po' il gap, come quanto questa lametta viene piegata da rasoio. Allora, parliamo di questo rasoio, anzi lo proviamo questo rasoio. Madonna ragazzi, che capelli, vi prometto che... Allora, poi dici che tu stai sempre in ritardo con le recensioni, io lo capisco. Allora, oggi parliamo di questo rasoio, anche se in teoria sarebbero già dovuti uscire i video relativi ai 10 giorni passati con Nintendo Switch, alla recensione del Google Pixel, che ormai si avvicina quasi ad una settimana di utilizzo, ma visto che ho dei capelli impresentabili, ho pensato oggi facciamo un nuovo video sulla rasatura, quindi ci togliamo il barbone, domani mattina andiamo a tagliare i capelli e poi provvediamo ai nuovi video. Quindi parentesi aperta e chiusa su questo stralcio di vita da youtuber. Basta, adesso ci godiamo la nostra rasatura e ci godiamo anche il sapone Pantarei Marrakesh, perché oggi ho pensato prodotto italiano, perché Mijima ragazzi, Mijima Razor, non ve lo stavo dicendo, ma Mijima Razor, eccolo qua, è un prodotto italiano, perlomeno è un'azienda italiana, produce non solo chiaramente il rasoio DE, produce tantissimi e bellissimi mano libera, chavette, anche chavette con la metà già montata, quindi usa e getta. L'unico DE è questo, e mi spiace non aver potuto provare il mano libero, lo chavette, per problemi che non lo so utilizzare ancora, quindi nulla. Dicevamo, il rasoio DE di Mijima lo possiamo acquistare direttamente sul loro sito, lo possiamo acquistare direttamente da Amazon, io in descrizione vi lascio il link di Amazon. Mi è stato fornito in prova, ringrazio Mijima per la gentilezza di avermi spedito il rasoio all'estero, ragazzi vi posso assicurare che non tutti lo fanno. Arriva in questa confezione, ve lo faccio vedere, anzi ve la faccio vedere. La cosa bella qual è? Che il costo del rasoio è di circa 19 euro e ci viene consegnato in questa custodia, vedete, di pelle, sempre personalizzata Mijima, e in più abbiamo 10 lame, nel mio caso ci sono delle, eccole qua, delle, ce la posso fare, ve le faccio una alla volta, eccole qua, le Shark Platinum, no, mo diventa una questione personale, dovevo farle vedere in questo modo, le Shark Platinum, quindi insomma alla fine siamo sempre in fascia, anche se a qualcuno può non piacere la frase, ma siamo in fascia entry level, quindi un rasoio che può essere probabilmente consigliato a chi comincia. Vabbè, vi ho presentato un po' il rasoio, magari mentre facevo la descrizione magari saranno anche passate delle immagini, perché in fase di montaggio penserò anche a far passare delle immagini un po' più ravvicinate e dettagliate del rasoio e soprattutto del manico. Ora, i più attenti di voi avranno notato che ho due rasoi. Ragazzi, appena questo Mijima non è arrivato adesso, è arrivato già tempo fa. Sulle pagine social, soprattutto sul gruppo Telegram, io vi ho mostrato in anteprima il rasoio. Sapete che sul gruppo Telegram provo anzi a anticiparvi un po' i prodotti dei quali parleremo sul canale. Anche del gruppo Telegram vi lascio qui in descrizione. Proprio durante l'unboxing del rasoio ci siamo accorti che in realtà questo aveva qualche difettuccio. Non so se dovuto al trasporto di fabbricazione, insomma la testa era un po' storta. L'assistenza clienti di Mijima, che è un razzo, ragazzi, io li ho contattati, gli ho mandato le foto, a me gli ho detto guarda, mi dispiace, ma effettivamente questa testa, io per correttezza lo dico perché è arrivata effettivamente storta, non lo potrei utilizzare, quindi non c'è problema, rimandiamo quello nuovo. Ragazzi, si sono attivati tempo zero e è arrivato il nuovo rasoio, perfetto. Quindi assistenza clienti Mijima, 10 e lode. Non diamolo per scontato, perché non tutte le aziende sono così. Perché vi ho voluto raccontare questa cosa? Non per
dirvi che un rasoio mi è arrivato danneggiato, che ho dovuto chiamare l'assistenza clienti, che comunque è stata super efficiente, volevo mostrarvi la bellezza dei manici che sono diversi uno dall'altro, così come anche l'incisione. Ragazzi, sono veramente fatti bene, sono veramente dei bellissimi manici e mi è piaciuta tantissimo questa particolarità che praticamente ogni manico è diverso dall'altro, quindi non è standardizzato, si vede che è un prodotto curato, ecco, diciamo così, molto curato. Veramente complimenti a Mishima per quanto riguarda l'aspetto societario, quindi assistenza clienti, presentazione del prodotto, idea. Hanno pensato a darci la custodia e nemmeno le marche più blasonate lo fanno, quindi dai, io ho voluto rendere partecipi di questa cosa. Ora togliamo di mezzo un po' di cose e direi di iniziare. Abbiamo già detto, parliamo, utilizziamo il Pantene Marrakesh, ci mettiamo un pochettino di acqua calda. Adesso dici, mo, fino a mo' hai chiacchierato, adesso vai di fretta. E certo, ci mettiamo un filino di acqua calda, eccolo qua. Che poi andiamo a recuperare, lo utilizziamo in fase di montaggio. Andiamo a fare un montaggio direttamente in viso oggi con il pennellino in tasso Best Batch di Edwin Chakra. Eccolo qua, il Best Batch che stava qui a far scaldare un po' le setole. Ok, ma non ci hai detto che lamette volevo mettere nel rasoio, perché adesso dobbiamo procedere anche al montaggio della lametta. E intanto accendiamo anche la seconda camera. Anche se ci hanno dato le Shark Platinum, io oggi già avevo intenzione di utilizzare invece le Bic Platinum, eccole qua, le Bic Chrome Platinum, e quindi noi ce ne andiamo a montare una bellissima Bic, così andiamo anche a vedere come si presenta all'interno del rasoio. Un rasoio naturalmente a tre pezzi, vite. Allora, non ho parlato del peso. Il manico è molto leggero, leggero, è un legno, quindi comunque è leggero. La testa è più pesante, quindi stavolta abbiamo un bilanciamento verso la testa. Lo proveremo adesso durante la rasatura. Allora, dicevamo, scartiamo la Bic e la andiamo subito a montare. Visto che non ho pesato il rasoio, perché me ne sono dimenticato. Una volta montata la lametta, andiamo ad avvitare il manico. Come dicevo, è tutto acciaio inossidabile e sentiamo se fa un click. Un pochino sì. Andiamo una mezza stretta ed ecco come si presenta. Mi sembra che il gap sia abbastanza ampio. Vediamo un po' se riesco anche a mostrarvelo. Quindi probabilmente questo rasoio non sarà invece così tanto gentile quanto mi aspettavo, ma sarà invece probabilmente anche più efficace. Ok, ragazzi, poi a termine rasatura, visto che non conosciamo il rasoio, stavo pensando di utilizzare una prep, invece utilizziamo una Noxzema che mi sa che come aftershave, diciamo come post rasatura, non l'abbiamo mai utilizzato, visto che è sera, non utilizzerò né una lozione né o dei toilette, insomma, quindi lascerò la crema in viso, probabilmente poi ci sarà una crema idratante prima di andare a dormire. Basta, idratiamoci il viso ed iniziamo la nostra rasatura. Dice, Madonna, che ti hai rimesso in testa oggi? Devi chiacchierare per tutto il video? No, vabbè, sì, capirai, io mi sono scioccato il viso e poi mi stavo asciugando. No, vabbè, questo è quando vedi, quando fai i video di sera. Questo è quando fai i video di sera. Allora, andiamo a prendere il pennellino, ci conserviamo il bicchiere perché poi ci andremo a mettere l'acqua che abbiamo utilizzato per sciogliere un po' il sapone, quindi l'acqua di vegetazione, chiamiamola così. Ci tenevo a riutilizzare il Pantarei perché mi ricordo che è stato un sapone molto piacevole e credo che per utilizzo serale, perché vorrei anche fare queste prove, differenza, no, della rasatura fra utilizzo mattutino, utilizzo pomeridiano, utilizzo serale. So che varie persone, vari di voi si radono di sera e non di mattina per il semplice fatto che con il lavoro la mattina diventa un po' difficile, diventa un po' complicato e quindi anche io, se potrò, farò delle rasature serali per vedere come si comportano i saponi, come si comportano i pennelli. Allora, andiamo a conservare l'acqua, questa ci potrà servire dopo per il montaggio e andiamo a prelevare un po' il nostro sapone con il Best Badger di Edwin Jagger. Prima prendere il sapone con le punte per poi andare ad affondare
ed andare un po' a riempire un po' di più il ciuffo. Ecco. Ecco qui, adesso si preleva veramente bene anche con un ciuffo, vedete, Best Pleasure, buono, profumo di rosa fortissimo, di questo ragazzi l'abbiamo già recensito, non so se ve lo ricordate, l'abbiamo già utilizzato e ci è piaciuto. Ok, abbiamo prelevato anche abbastanza, abbiamo riempito veramente per bene e vorrei andare a prendere il sapone in eccesso ed andarlo a spalmare in viso tutto il sapone che è avanzato e che abbiamo qui. Ok, visto che ci siamo persi in chiacchiere, vediamo se poi recuperiamo durante la rasatura, vediamo se questo rasoio sarà un rasoio adatto ad una rasatura un po' più veloce. Stavamo raccontando del prezzo, no, del rasoio di Vichy, che effettivamente è in linea, no, con i vari rasoi che possiamo scegliere. Intanto un attimo, prima che mi partono i ciuffi, diciamo in linea con i vari rasoi che possiamo scegliere quando vogliamo iniziare la nostra avventura nella rasatura tradizionale. Se vogliamo un rasoio particolare, con un manico particolare, come abbiamo visto, questo Mishima ha un manico bellissimo in legno, molti entrilevri invece sono completamente in acciaio. La linea è identica, ragazzi, anche gli Chavette e i Mano Libera hanno questo bellissimo manico in legno, solamente le versioni, ho visto, usa e getta, non ce li hanno, cioè hanno, sono in plastica. Quindi, beh, secondo me è un bel valore aggiunto, anzi fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Perché, dai, andiamo a valutare che costa 19 euro e abbiamo un manico molto particolare, molto carino. Allora, con i Best Belger, questo sapone di Pantarei si stende veramente bene, è una carezza. L'acqua se l'è bevuta tutta, però l'abbiamo già finita, quindi bisogna utilizzare quella del lavandino. Ho scelto questo pennello anche perché è uno dei pennelli che si scelgono sempre quando iniziamo l'avventura nella rasatura tradizionale, anche questo, quindi il nostro setup possiamo considerarlo un setup che io stesso acquisterei come principiante. Un buon sapone, anche se italiano, rasoio di un brand italiano. Non ho notizie più certe circa la fabbricazione, ragazzi, quindi non mi esprimo. Credo che sia comunque un po' industriale, non artigianale, quanto invece il manico. Il manico sì. Ok. Barba abbastanza lunga, qualche giorno. Profumo di rosa che già ha riempito alla grande il bagno, Io voglio idratarlo ancora un pochino, perché questo sapone effettivamente l'acqua se la beve tutta. Ok. E direi che possiamo anche iniziare, visto che abbiamo detto che comunque sarebbe stata una rasatura tendente al veloce. Rasatura serale, quella di oggi. Abbiamo già battezzato la maglietta, abbiamo perso anche un pelo di pennello. A proposito di pennello, ragazzi, Mishima nel suo catalogo, quindi sul suo sito, ha anche il pennello, sempre con il manico in legno, molto bello, molto bello. Anche di questo vi lascio il link in descrizione del sito, così potete andare un po' a spulciarlo. Allora, un gap abbastanza ampio, l'abbiamo visto, quindi andiamolo un po' a provare. Teniamo l'angolo aperto, visto che non conosciamo il rasoio, con le Bic Chrome Platinum. Ammazza.
Lo sentito come gratta? Guardate qui i cadaveri nel lavandino. Ragazzi, questo falcia tantissimo, eh. Wow. Non è così tanto gentile quanto performante, eh. Sì. Avevo qualche brufoletto sul collo. L'ho notato che mi ha... Mi ha bastonato subito, eh. Il brufoletto me l'ha subito colpito. Un rasoio. Non male. Non male, ammazza. Profondità altissima. Volevo farvi sentire come canta. Guardate, ce lo potete vedere da soli nel lavandino cosa sta lasciando, eh. Avete visto? Pochissimi passaggi. Ok. Siamo quasi, eh. Portato via davvero quasi tutto, eh. Fantastico. Sì, meglio tenere un bel angolo aperto per non rischiare di grattare troppo la pelle. Ok, direi che la prima passata l'abbiamo conclusa. Andiamo a vedere anche come si è risciacquato. Eccolo qua. Beh, avendo un gap abbastanza aperto, si è risciacquato perfettamente, direi, dai. Okay. Che ve ne è sembrato di questa prima passata? Secondo me è andata bene, avete visto quanto è profondo? Cioè, ha portato via la barba come se niente fosse, eh. Veramente fantastico. Adesso io procederei al risciacquo e alla seconda insaponata. E via. Reidratato il viso, ci devo mettere un altro goccetto di acqua sul pennello e via. Andiamo a stendere il restante sapone, se non basta, perché vedete è quasi terminato. Andiamo a prelevare un altro po' la cioccola. Eccolo qua. E lo andiamo a stendere. Buonissimo questo sapone di Pantarei. Abbiamo lodato tanto le doti meccaniche. Sapone vegetale dalla profumazione molto intensa. Protegge bene la pelle, fa scorrere bene il rasoio. Uno dei saponi che sicuramente consiglierei, un sapone da provare, eh. Se vi piace la rosa, attenzione, se vi piace la rosa, perché è veramente molto forte, il profumo non è solamente accennato, quindi se per caso non vi piacciono le profumazioni, le fragranze floreali, allora magari meglio andare su qualche altro prodotto. Ma se vi piacciono le profumazioni floreali, nello specifico che abbiamo questa rosa, è assolutamente un sapone da provare. Mi piace molto di più, per esempio, anche come profumazione, di più del Gear Trump, che è uno dei più famosi, no? Alla rosa. Questo è molto più buono, molto più forte.
Il brufoletto ormai qua ce lo siamo pizzicato, quindi ce lo porteremo avanti fino a termine della rasatura. Ragazzi, la pelle è liscissima, eh? Ha portato via veramente tutto, incredibile per un rasoio di questo prezzo. Credo che il vicino di casa abbia sfondato il pavimento, non so se si sarà sentito sicuramente dal microfono. Vediamo se c'è bisogno di fare qualche rifinitura. No, no, e no, praticamente ha portato via tutto, raga. Forse giusto un filino qui, ma non ci sarebbe nemmeno bisogno. Ragazzi, ha portato via tutto, è incredibile, non sto scherzando. Vabbè, ma ve ne siete accorti? Perché l'unico piccolo brufoletto che avevo, che era questo, me lo ha falciato alla prima passata, e quindi si è vista la profondità di questo rasoio, l'efficacia. Cioè, ragazzi, se potessi ve lo farei provare, veramente eccezionale. Andiamo a sciacquare, quasi quasi proviamo anche a fare un passaggio con la pietra di allume, giusto per vedere quanto brucerà, perché sono convinto, nonostante sia stata confortevole come rasatura, perché effettivamente è stata veloce, confortevole, il rasoio scivolava benissimo, avete visto quanto è andato bene in profondità, e quindi risciocchiamo il viso, ma prepariamo la pietra di allume di ProRaso. Ragazzi, l'altro giorno pensavo, la pietra di allume, guardate, questa l'abbiamo, cioè ce l'abbiamo dall'inizio, dall'apertura del canale quasi, dall'inizio della rubrica della rasatura tradizionale, si è quasi dimezzata ormai, eh. Il tempo passa, ammazza, come passa. E quindi dai, acqua fresca, comunque tendente al freddo, utilizziamo un po' dell'allume. No, non brucia sulle guance per nulla, no. E un po' sul collo sì, zona baffi no, mento diciamo nemmeno, dai, un po' la zona collo. Tamponiamo un po' dove c'era il brufolettino che abbiamo falciato via. Complimenti a Micimo, un rasoio che mi ha colpito, e che a questo punto sono curioso di provare anche con altre lame. Ripeto ragazzi, parliamo di 19 euro con 10 lame, acciaio inossidabile, manico in platano, comunque legno cinar, che abbiamo visto fare parte della famiglia dei platani orientali. Se poi lo staff di Micima seguirà questo video, come spero, vuole correggere qualcosa di quello che ho detto, lo può scrivere nei commenti, perché magari, sai, preso un po' dalla frenesia del nuovo rasoio, posso anche aver detto qualche castroneria. No, scherzi a parte, bellino ragazzi, il peso bilanciato verso la testa ha fatto in modo che la rasatura fosse semplice e veloce, ma davvero un rasoio molto efficace, che a questo punto, prima vediamolo, proviamolo anche con qualche altra lametta prima di consigliarlo proprio a qualcuno che non ha mai utilizzato la rasatura tradizionale, forse magari come secondo rasoio, quando si vuole usare un po' di più, quando si vuole una rasatura più profonda, ma in fin dei conti si era un po' visto, no, dal gap fra lama e guardia, fra lama e il pettine chiuso. Nonostante sia un pettine chiuso, sembra quasi quando è un regolabile, noi ci alziamo un po' la testa e quindi andiamo ad aumentare la profondità di taglio, quindi l'esposizione della lama.
Ok, io direi a questo punto di andare a sciacquare via l'allume ed andare a stendere un po' di Inoxzema, questa volta utilizzandola come crema post rasatura per andare a nutrire la pelle, andarla a proteggere e andarla ad idratare. Perfetto. Come Inoxzema, utilizzandola come crema post rasatura, ne basta veramente pochissima. Intanto vi posso dire che davvero ragazzi la pelle è liscia 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 ed è rimasta anche molto asciugamano, è rimasta anche molto morbida. Questo è merito del sapone che già conosciamo, molto buono questo Marrakech di Pantarei. E la crema Noxzema, per chi la conosce, questa può essere utilizzata come ottimo prebarba, ma anche, vedete, così stendendola si stende benissimo e si assorbe in un istante come ottima crema post rasatura. La alterno a volte alla prep perché questa ha un profumo meno forte, no? Mentre la prep ha questo odore fortissimo di canfora, la Noxzema, seppur ha questo aroma, questo profumo che non a tutti può piacere, ecco qua, non è oleosa. Si stende benissimo e asciuga anche velocemente. Vedete, è un toccasana per la pelle dopo la rasatura. Fatemi sapere se anche voi l'avete mai utilizzata o la utilizzate come post rasatura. La Noxzema a me piace veramente tanto. Più che altro, fatemi sapere anche se, anzi, con quali altre lamette vogliamo o volete, insomma, vedere in azione questo rasoio di Micima. Fatemi sapere anche se per caso lo avete già provato, quindi è già all'interno della vostra collezione. Io intanto procedo con far asciugare la Noxzema. Domani, ragazzi, domani taglio i capelli e poi ricominceremo con le recensioni sul canale. So che è in attesa anche la recensione del Google Pixel 6 Pro che è arrivato da pochissimo, l'ho provato da pochi giorni, a breve arriverà anche la sua recensione. Come sempre vi ringrazio per aver visualizzato il video fino a questo punto, un like se è sempre gradito, se contribuite al canale per piacere vi ricordo di iscrivervi al canale e di attivare la notifica della campanella per non perdere l'uscita dei prossimi video. Sono molto contento di aver provato questo nuovo rasoio e sarò felicissimo di continuare ad utilizzarlo e sperimentare il binomio Micima e vari tanti altri brand di lamette per vedere quale può essere per la mia pelle quello migliore, perché ricordo che dovete sempre sperimentare le lamette ed il rasoio per trovare il binomio perfetto per la vostra barba, per la vostra pelle. Con questo io vi mando un mega abbraccio, vi auguro una buonissima serata, una buona permanenza qui su YouTube. Ciao a tutti, dal vostro Bruno.